una vettura tanto rivoluzionaria, tanto diversa da qualsiasi altra della sua epoca, da lasciare a bocca aperta pubblico ed esperti, mettendo avanti le lancette dell'orologio del mondo dell'auto sotto tutti i punti di vista, dal design alle soluzioni tecniche. L'effetto UFO, d'altra parte, funziona anche sotto l'aspetto commerciale, perché già nel primo giorno della rassegna del Grand Palais, il Salone di Parigi, la casa francese accumula ben 12.000 ordini e successivamente i tempi di consegna supereranno i 15 mesi. La DS oggi ha ancora un pubblico di appassionati. In Italia sono riuniti in un club, che è il Club IDS, che è il più grande al mondo, con 500 soci iscritti che possiedono circa un migliaio di vetture. Ed è naturale per gli appassionati tornare a Parigi per festeggiare questo anniversario. Qualche iniziale problema di affidabilità dovuto allo straordinario concentrato di innovazioni non ostacolerà però più di tanto la diffusione della DS e la DEA, riuscito gioco di parole con la sigla, sarà subito capace di distinguersi in modo netto, senza rivali che possano essere considerate veramente paragonabili. Allora, 60 anni fa, nel 1955, veniva presentata la Citroën DS, un'auto iconica, un'auto storica che ha rivoluzionato il panorama automobilistico, un'auto che tantissimi sono i designer che avrebbero sognato di disegnare, venduta a più di 1,5 milioni di esemplari, insomma un'auto che ha segnato il secolo scorso, un'auto che festeggiamo oggi in occasione dei 60 anni, un festeggiamento che coincide anche con il lancio del nuovo brand DS, che prende proprio dalla DS originale i valori di avanguardia tecnologica, di design, di raffinatezza e di cura del dettaglio. È un'auto che basta vedere, basta salirci a bordo, basta guidarla per capire che passione possa scatenare, un comfort incredibile che porta delle innovazioni che nessuno avrebbe mai immaginato, che nessuno ha anche copiato per alcune di queste. E creatività viene elargita a piene mani, nell'aspetto, nelle linee che ricordano le astronavi dei fumetti, con il lungo muso affusolato, i coni sfuggenti degli indicatori di direzione posteriori sistemati in alto, la diversa larghezza delle carreggiate o la carenatura delle ruote posteriori, tratti distintivi che la rendono unica, ancora oggi, a 60 anni di distanza.